Nicole Della Monica e Yannick Cocon, altra coppia italiana che rappresenta l'Italia, anche se Yannick viene dalla Francia, coppia che oltre ai titoli italiani ha già due sesti posti europei. Attendiamo segnali di crescita ulteriore, Barbara. Sì, e anche loro stasera ci presentano il nuovo short program, quindi parliamo già di tecnica, di programma tecnico e quindi programma di gara, non solo programma di esibizione. Ricordiamolo, loro si allenano a Zanica, vicino a Bergamo. E molto vicini in questa trottola, non perfettamente insieme, ma molto vicini. Bello questo lanciato, alto e lungo. Una buona performance per loro, molto solidi, beh, coppia ormai di esperienza, due volte sesti alle ultime due edizioni dei campionati europei, quindi una coppia dalla quale ci aspettiamo molto per questo quadriennio. Hanno scelto la colonna sonora del Divo per questo loro programma corto che li accompagnerà per tutta la stagione, quindi abbiamo visto in anteprima, per così dire, uno dei loro programmi da gara. Il sesto posto agli europei è davvero molto interessante perché entriamo in un nuovo quadriennio olimpico e magari c'è la speranza di fare qualche passo in più, e se parti da un sesto posto arrivare vicino al podio non è vietato. No, anche perché ci sono stati dei ritiri e quindi se loro mantengono questo ritmo, diciamo che nel quadriennio nel quale già siamo inseriti potrà portare a loro dei grandissimi risultati. E per noi è importante perché negli ultimi anni, per quanto riguarda le coppie d'artistico, invece non abbiamo avuto delle coppie in grado di ottenere questi risultati. Silver Skate Awards anche per loro, per la vittoria.